Buonasera, anch'io desidero unirvi al gruppo delle persone che festeggiano il compleanno della professoressa Rita Levi Montalcini. Il mio nome è Massimo Borelli, sono un matematico e sono uno studente di dottorato in neuroscienze presso l'Università di Trieste. In particolare nel mio progetto di ricerca mi occupo della possibile applicazione di tecniche biostatistiche all'analisi dei segnali neurali. E per fare ciò, evidentemente, ho bisogno di condividere le mie impressioni, le mie idee con ricercatori che si occupino dello stesso tema, e questi sono, per esempio, sparsi qua e là nel mondo, all'Università Autonoma di Barcellona, a Rio de Janeiro, e quindi questa difficoltà viene in qualche modo bypassata dall'utilizzo della rete, la rete che consente di unirci e di scambiare proficuamente le nostre idee e di dare quel valore aggiunto che, ricordiamo, il collaboratore Stanley Cohen ebbe a dire alla professoressa Montalcini quando, si congedò da lei, e gli disse: io e te siamo bravi, ma noi due assieme diventiamo eccezionali. Quindi, per concludere questo mio breve intervento, l'augurio alla senatrice a vita Rita Levi Montalcini è che già domattina, quando deputati e senatori ritorneranno sui loro scranni, che essi abbiano a ricordarsi del ruolo eminente che ha la ricerca per lo sviluppo di tutti i cittadini e delle ricadute positive che esso fa, e che quindi dedichino sempre maggiore attenzione e maggiori contributi alla ricerca in Italia.